Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con Luna, sempre super partecipe e attiva. Perché prima di andare al succo del video voglio fare un piccolo annuncio. Praticamente da oggi, se state guardando questo video il 1 luglio 2020, ritorno a collaborare con MyProtein. Dico ritorno perché chi mi segue dall'inizio saprà che MyProtein è la prima azienda che ha creduto in me, è stato il mio primo brand, il mio primo sponsor e ci siamo lasciati un anno e mezzo fa circa, perché io sono sempre stata ambassador della gamma naturale e un anno e mezzo fa la gamma naturale era andata un po' dismessa e quindi erano venuti un pochino meno i motivi della nostra collaborazione. Ma adesso MyProtein ha riattivato tutta la parte naturale, vegan, e quindi abbiamo deciso di ritornare a collaborare con la promessa di ampliarla sempre di più. Come sapete, MyProtein è un'azienda di principalmente integratori, ma io non assumo integratori. Gli unici integratori che assumo sono delle vitamine ogni tanto, quando il medico me le prescrive. Per me gli integratori sono sempre un più, qualcosa appunto da integrare nel momento ci sono delle mancanze nella propria dieta, nella propria routine. Quindi vi farò vedere che cosa utilizzo di MyProtein. Ho un codice sconto che vi dà diritto al 15% di sconto sui vostri acquisti. Questa settimana è Welcome Back Fashions, ma poi rimarrà Fashions o Silvia Fashions. È indifferente quale dei due vogliate utilizzare, funzionano entrambi. E come sempre, ci tengo a precisarlo, il modo per supportarmi, cioè il modo in cui io ottengo delle commissioni, è se voi acquistate cliccando attraverso il link. Se voi andate di vostra sponta sul sito di MyProtein e mettete il mio codice per ricevere lo sconto, io non ricevo nulla. Invece se vi impegnate / sprecate a cliccare attraverso il link che vi metto qui nell'info box o comunque quello che vi metto nelle stories, io ricevo una piccola percentuale sul vostro acquisto da parte di MyProtein, mentre a voi non cambia essenzialmente niente. Quindi vostra scelta, grazie per chi si impegnerà a farlo, grazie anche a chi non avrà voglia di farlo, ma userà comunque il mio codice sconto. Questa settimana c'è uno sconto dell'80% sulla maggior parte dei prodotti, quindi vi lascio il link nell'info box e approfittatene. Detto questo, news del mese, ambassador MyProtein, si ritorna alle origini, il primo amore non si scorda mai. Vi lascio all'inizio di questo video. Spero che vi piaccia, un video vlog carino, simpatico, come piacciono a noi, e basta. Buona visione! Buon sabato, noi siamo appena tornati dal mercato. A differenza della vecchia casa, non andiamo più a un mercato rionale, cioè quello per strada, ma andiamo direttamente al mercato centrale, che è meglio per alcuni aspetti. Devo chiudere la porta perché sennò c'è un bordello della strada. Dicevo che è meglio dal punto di vista dei prezzi perché sono veramente molto più competitivi, in quanto il mercato centrale fornisce tutti gli altri mercati, quindi saltando un passaggio c'è un elemento in meno nella filiera e quindi meno sovrapprezzo. Insomma, si spende di meno. Però la differenza è che non si compra a chilo, a pezzo, ma bisogna comprare le cassette intere. Quindi non riusciamo mai a prendere una grande varietà di cose. Uno, per ragioni di spazio, due, per questioni di spazio essenzialmente. Non solo in frigo, ma in motorino. Quindi ogni volta ci focalizziamo sulle cose che sappiamo consumare di più, sappiamo costare di più al supermercato o in giro e che preferiamo. Quindi pomodorini, caramelle, come se piovessero ogni volta. La maggior parte dei fornitori, stand che ci sono lì, sono italiani e o prodotti importati dall'Italia, quindi siamo felicissimi. E la qualità degli alimenti è superlativa. Questi pomodorini sono veramente delle gemme, delle chicche, e li abbiamo pagati 4 euro a cassa, quindi niente. Poi prendiamo finocchi, perché io ne consumo molti, zucchine,
anche queste my favorite, e poi questa volta abbiamo preso della lattuga, una cassa a 2 euro. E perché d'estate le insalate sono veramente un must e qualcosa che facciamo molto spesso la sera. Quindi ora, dopo aver vinto la challenge di essere riusciti a trasportarli in motorino, ora arriva la challenge di riuscire a farli stare nel frigo. Frigo che esplode di frutta e verdura, ma siamo riusciti a farci stare tutto dentro. Insomma, principalmente noi d'estate ci nutriamo di frutta e verdura. Ehi! Che vuoi? Cosa vuoi? Dimmi! Dimmelo, Luna! Dimmi! Pollo! Amore! Sì, la mamma te lo dà ancora. Ma ce l'hai lì, scusa! Ma Luna! Ah, guardate qual è il problema, il pollo ce l'ha, qua. Ma che fa il lancio? Si è un po' troppo abituata a stare con noi. Ehi, ehi. Amore, ma devi mangiare da sola, non ti posso imboccare io a vita. Un giorno dovrai prendere e camminare sulle tue zampe, andare a conquistare il mondo, fare carriera, vivere. Che pensi, che io possa sempre solo io prendermi cura di te? È finito, hai visto? Ha mangiato tutto, ma era tutto qui. Ah no, forse... No, aspetta, è meno scurrile. Che cosa hai detto? Ma no, dai... Ma io mi prenderò sempre cura di te, vita mia. Yeah! Abbiamo mangiato! Buongiorno, questa mattina colazione con Giga Pancake. Durante il trasloco è andato disperso il mio pentolino del Giga Pancake. Speravo che durante questo mese, spacchettando, sarebbe uscito. Non è mai successo. Quindi alla fine ho deciso di riordinarlo su Amazon e nel giro di un giorno mi è venuto. Comunque sì ragazzi, scusate questo, ma è... anzi questi, perché c'è la doppietta e anche uno qua lato. Non so, ogni tanto escono, io non sono propensa ad avere brufoli eccetera, però uno ogni tanto capita. Comunque, dai brufoli al cibo... Giga Pancake che ho appena tagliato a metà. La ricetta del Giga Pancake è sempre la stessa che trovate nel mio sito. Praticamente inizio frullando la frutta che ho scelto, in questo caso l'albicocca, con dello yogurt greco, dello skyr. Poi in una ciotola faccio un mix di farine, partendo da una farina di cocco che è essenziale per la riuscita del pancake. Poi aggiungo l'albume, questo yogurt alla frutta praticamente, idrolitina per far lievitare, do una bella mescolata e infine aggiungo la frutta a pezzi e i semi di chia. Metto nel pentolino, magico pentolino antiaderente da 14 cm, che vi lascio il link qua nell'info box perché so che me lo chiederete, che lo amerete. E poi lascio cuocere a fuoco basso. Questa cosa la faccio la sera prima, così che la mattina mi sveglio ed è pronto. Quindi io la mattina lo taglio a metà e adesso lo farcisco con il mio burro di mandorle preferito. Avendo collaborato con diverse aziende in questi anni, ho avuto la possibilità di testare tanti diversi brand e tante diverse qualità di prodotto. Questo è veramente il burro di mandorle più buono che abbia mai assaggiato, tra quelli con cui ho collaborato, tra quelli che ho comprato al supermercato, perché la differenza rispetto agli altri è che rimane scuro, quindi non sono mandorle pelate, quindi sono molto più gustose e comunque ha questo, cioè ha questa, non saprei neanche descriverlo. Ne stendo un bello straterello in mezzo e chiudo. Solitamente
qua sopra poi ci mettevo la salsina al cacao. Però, non lo so, ho notato che è molto forte e copre tanti sapori, quindi preferisco lasciarlo così e non metterci niente sopra. Provate a fare questo qui l'albicocca perché vi giuro che se da piccoli mangiavate il Kinder Brioche, che poi ho scoperto che si dice Brioche, cioè la pubblicità fa Kinder Brioche, io. Che cos'è il Kinder Brioche? Kinder Brioche, ragazzi, parliamone. Comunque, se da piccoli lo mangiavate come merenda, questo vi riporterà ai vecchi tempi. Spettacolo. E sto burro. Praticamente mi sono fatta mandare i prodotti di mio protein un mese fa perché ho detto, ok, voglio testarli, comunque voglio riassaggiarli per essere sicura che mi piacciono e anche decidere cosa consigliarvi e cosa no. È stato un mese di pura goduria. Infatti tutti i vlog in cui dicevo sto burro, sto burro. Comunque io ora faccio con calma colazione, pucciando il pancake nel latte di soia e basta, mi apri. E anche a voi, perché so che stiamo facendo colazione insieme. O mangiando insieme. Domenica, gita fuori porta, siamo venuti a Trezzo sull'Adda e adesso ci siamo fermati a pranzare. Ho preparato semplicissimo riso e quinoa, salmone e zucchine. Super, Meglio. questo, quello più piccolo. Super pratico da portare e adesso sono entrata in un loop in fissa. Voi sapete che io ogni tanto cado in fissa con le cose. Ho portato anche la salsa tzatziki che secondo me sul salmone sta una meraviglia. Secondo me ormai su tutto sta una meraviglia. Vediamo il pranzetto. Che bless! Questo è il nostro ultimo giorno insieme dopo 4 mesi, prima smettila che sei tutto triste, Ma prima di lasciarci per 1 o 2 settimane perché Jimmy torna a Prato e io tra una settimana andrò dai miei genitori al mare, che loro veramente non li vedo da 6 mesi, quindi voglio stare con loro. Va bene, mangiamo, mangiamo. Si fa così. Vieni. Vieni. Vai, però basta. Cioè, che pranzo gourmet, scusamelo, eh. Tanta roba. Brava, brava, brava Silvia. Chi non si porta la salsa tzatziki in giro? Siamo nel giardino del Castello Visconti, cioè guardate queste ortensie. Sembrano delle nuvole. Che spettacolo. Ah, Madonna, che bella. Bambina di Deringhe. Ma mica esce da un pozzo, esce dalla televisione la bambina di Allora, Deringhe. qual è quella che esce dal... C'è una bambina che esce da un pozzo nei Non film so, horror? non so, io non li guardo. No, no, tremenda sta cosa. Che belle. Ma è profondissimo, quando l'hai lasciato? No, lo so che è profondo. La vedi l'acqua in fondo? No. Come no? C'è un tondino di luce. Lì. Qui sotto. Ma cosa di... Ah, avvicinati, avvicinati. Non succede nulla. Tornati a casa abbastanza accaldati e un po' abbrustoliti dal sole che abbiamo preso andando in motorino. Ora merenda fresca, una merenda che forse non avevo mai fatto, anzi, non ho mai fatto. Sono semplici gallette con ricotta e questa con mirtilli, questa con fragole e sopra una spruzzata di semi di canapa.
Non lo so, avevo voglia di questo. A caso. Mi ricorda quando da piccola facevo pane, ricotta e marmellata. Buono. Mi ricorda la nonna. Bronzato, tesoro. Magari fossi solo abbronzato. Ho la doppia pelle addosso. Dai, ma non si nota. No, chiamatemi solo pelle rossa. La dura vita dei fantasmini. Da oggi entro. Io nulla. Ma Sono stato colto di sorpresa. Questa è la sfida più grande per ogni uomo, centrare il buco. Jimmy! Alla prima. Oh yes. E Il quando primo arrivano i è quadri? andato. Looks like Mi home! sembra leggerissimamente basso. Però Sì, ci può stare. poteva essere un po' più alto, È però colpa vabbè. tua, io te l'ho detto. Vabbè, carino. Make your dreams happen quando entri di casa. Qui? No, basta, non fare un altro buco. Amen, chi se ne frega. No. Lo vuoi qui? Saluta al popolo di YouTube. Buenos dias. Mattina Jimmy. presto. Ciao Jimmy. Si vede fra un mese. Buonanini. Esagerato. 20 giorni. Buonanini. Buonanini. Buongiorno. Salutato Jimmy, portato in stazione. Sono tornata a casa e ora sto finendo di prepararmi la colazione. Colazione con pancake, gusto pesca. Le pesche dell'orto. E allora, guardate com'è venuto sofficioso. Ehi. Ah, scotta, dai, dai, su, fammi fuoco. Ok, bello sofficioso. Ecco, non so perché, ma i secondi, perché riesco a fare due giri più o meno, il secondo giro mi viene sempre meglio rispetto al primo. Però vabbè, dettaglio. Quindi facciamo un po' di zoom che fa più figo. Ok, quindi fatti i pancake, qui ho messo dello yogurt di soia con della pesca frullata, no, schiacciata, con la forchetta, quindi yogurt alla pesca fatto. E adesso faccio le torrette, questo l'ho già assaggiato. Ups. Abbiamo trovato la luce giusta in casa. Ok, poi copro. Così. Ne taglio sopra un altro po'. No, perché lo butto sempre tutto in mezzo? E adesso giù di crunch metto raw cacao nibs, semi di canapa. E cocco in scaglie. Questo è già tostato. La gioia del giorno, come piace chiamarla a me, è pronta. Questa mattina ho lavorato un po' a casa e poi sono andata in palestra a fare upper body. Queste spalline stanno crescendo e adesso sono a pranzo. So che nei miei ultimi video vi ho detto che voglio, mi sto impegnando a variare, fare sempre preparazioni diverse, però oggi non è uno di quei giorni e ammetto che avevo pensato di non filmarlo, di non farvi vedere il mio pranzo, perché ho detto è una ricetta vecchissima che faccio da sempre e probabilmente avrà anche annoiato e stancato e quindi non ha senso mostrarla. Però non lo so, in realtà voglio mostrarvela proprio per farvi vedere che
Non per forza bisogna inventarsi ricette stratosferiche, pensare a combinazioni di sapori fuori dal comune con ingredienti pazzeschi per riuscire a mangiare sano in modo soddisfacente. Questo è ciò che mi soddisfa oggi e anche se non è la cosa più innovativa del mondo, this will do me good. Pranzo con una mia bowl che io veramente adoro. Se non avete mai provato questa combinazione, fatelo. Ed è la combinazione avocado, ceci e pomodori, che si può abbinare a una fonte proteica come il tonno o il pollo o una vegana, mi viene in mente il tofu. Poi una base di cereali, io ho usato il couscous e poi le verdure, le zucchine che mi sono impegnata a fare grigliate invece che in padella. Avocado, cecio, un pochino di tonno, pomodorino, il couscous è il boccone d'oro, golden Bocon. E consiglio, condire sempre l'avocado con un pochino di limone, perché il limone va un po' a sgrassarlo in bocca. Ecco. Yes. Cena questa sera, qualcosa che sinceramente non ho veramente mai fatto. Ho tagliato a cubetti il pollo e ora lo cuocio così come spiedino sulla griglia. L'ho spalmato con un filo d'olio, ci metto un po' di timo e lascio cuocere. Nel frattempo ho fatto i finocchi al forno. Secondo me, cotti al forno è la morte loro. Solitamente li mangio crudi, li sgranocchio crudi, però in realtà cotti al forno o lessi sono spettacolari perché sprigionano tutta la loro dolcezza. E voilà, cena di questa sera. Mi sa che mi sono abituata un po' troppo a cucinare per due. Spiedini di pollo, finocchi cotti al forno, salsa tzatziki avanzata. Giuro che è l'ultima volta che ve la faccio vedere. E tu? Giù, giù! E gallette. Yay! Souvlaki di pollo con salsa tzatziki. Welcome to Greece! Yes. Buono. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Scusate se è stato un po' poco vlog, più ricette, eccetera, ma mi sono persa un pochino dietro le cose, come vi ho detto a un certo punto nel video. Questo weekend mi trasferirò a casa al mare con i miei genitori, finalmente rivedo i miei genitori dopo 6 mesi e quindi sono un po' impegnata e piena di cose da fare per riuscire a fare tutto entro questa settimana e portarmi il meno lavoro possibile al mare. Nonostante, vabbè, mi dovrò comunque portare lo smart working, ma lì basta un computer, un telefono e essere sempre reperibile, il che lo sarò. Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, penso di continuare a vloggare perché ho un paio di cose da dirvi che non sono riuscita a dirvi in questo video, soprattutto riguardo l'allenamento e soprattutto poi vi dovrò aggiornare su come cambieranno i miei allenamenti da quando la prossima settimana sarò al mare. Quindi sempre tante cose, sempre tante novità, non ci si annoia mai su questi canali, almeno lo spero. Fatemi sapere se vi annoiate. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video.